Un benvenuto di cuore ad ognuno di voi. Sono felicissimo di iniziare questa serie di video che in particolare questo qui riguarderà le file dei bassi della fisarmonica, quindi parliamo di manuale sinistro dello strumento, che riguarderà la fila dei bassi fondamentali, la fila degli accordi maggiori, quella dei minori, quella della settima dominante. Andiamo con la sigla. Eccoci di nuovo in onda qua su YouTube. Come preannunciato nel video zero, mi piace chiamarlo, il video introduttivo che ha dato il via a questa serie di video che vi lascio adesso, insomma, in pressione, parliamo del manuale sinistro della fisarmonica in maniera più completa e approfondita rispetto ai video che sono stati fatti alcuni anni fa da me. Sono già passati alcuni anni, sono orgoglioso di tutto ciò. Premetto che questo video sarà molto più lungo degli altri che verranno. Ma armatevi di pazienza perché qui sarà interessantissimo innanzitutto, perché parleremo un po' di tutto e percorreremo alcune cose del passato che vi rimando comunque a vedere e andremo insomma a prepararci per tutta la serie di video che verranno, quindi sarà una preparazione veramente molto forte. Vi ricordo di andare a leggere in descrizione quello che ho scritto, che è molto importante, da sapere per ognuno di voi per vedere questi video nel migliore dei modi. Allora, nei video precedenti do per scontato nel video che sto per fare adesso che abbiate visto i video precedenti, vi lascio qua la playlist per andarli a vedere e sono titolati, quindi non c'è problema di argomenti, robe varie, perché do per scontato alcune cose adesso che conoscete già, alcune delle piccole regole musicali, di teoria musicale e armoniche in questo particolare video. Allora, per fare questa piccola lezione abbiamo bisogno dello schema della bottoniera dei bassi di una fisarmonica. Abbiamo bisogno di questo schema. Questo schema qui si può trovare benissimo anche online, oppure voi mi scrivete la vostra email e io, senza nessun tipo di problema, qua sotto nei commenti, ve lo mando poi per email così che possiate avere tutti i riferimenti e che possiate vederlo, insomma, meglio, zoomarlo per vostro piacimento. Allora, noi ci andremo ad occupare. Allora, vedete, questo è il lato del mantice. Questo è il lato del mantice. Cosa significa? Che diciamo qua in questa parte, facciate finta che questo non ci sia, c'è il corpo della fisarmonica, ovvero questo è il mantice. Questo qua è il mantice, quello che lo strumento che noi andiamo ad aprire e chiudere con il nostro braccio sinistro per far passare l'aria attraverso le angele. Noi quando suoniamo alziamo o meno delle valvole che permettono tramite le voci di far suonare la nota che noi stiamo pigiando, dai, diciamo così. E la stessa cosa riguarda per i bassi, quindi questo è il lato del mantice, abbiamo detto. E riprendiamo lo schema. Lo schema ci dice allora che la prima fila che troviamo dal mantice, quindi andando verso questa direzione in realtà, no? Come abbiamo visto sulla fisarmonica, è la fila dei contrabbassi, questa prima fila qua, che oggi non tratteremo, ma sarà, già vi anticipo, lo dovevo dire a fine video, ma lo dico già adesso. Sarà l'argomento del prossimo video, i contrabbassi, quindi ricordiamoci quale funzione hanno, il nome delle note, quanti intervalli dista dai contrabbassi alla nota fondamentale che troviamo di qua, insomma tutte cose che parleremo nel secondo video. Oggi ci andiamo ad occupare della seconda fila, questa seconda fila che è la fila delle note dei bassi fondamentali, quindi di quelle note che danno il nome che prendono il nome dall'accordo che dobbiamo suonare in un determinato brano, esercizio che dobbiamo suonare, insomma. La terza fila, qua, avvicinandoci sempre più alla fine dello strumento, quindi andando sempre più verso la cinta che prende la parte del manuale sinistro, dove infiliamo la mano, è la fila degli accordi maggiori, quella dopo ancora degli accordi minori e quella ancora dopo della settima dominante. Non ci occuperemo nemmeno di questa lezione, scusate, nemmeno dell'ultima fila, che è la fila degli accordi di settima diminuita. Allora, quindi, come si fa a capire e costruire per esempio un accordo di Do maggiore? Allora, innanzitutto dobbiamo sapere che sulla fisarmonica, vedete, anche sullo schema è segnato in più scuro, in neretto, è segnato, riconoscibile in mezzo, questa nota qui. Allora, sappiamo che sulle fisarmoniche generalmente parlo di sistemi 96-120 bassi, perché per quelle più piccole poi potete fare riferimento a questo schema, ecco perché è importante averlo, perché potete guardare le suddivisioni per ogni modello, no? Per capire quali accordi si trovano in una 48 bassa, ad esempio quali non ci sono, perché ovviamente la più completa è la 120, ma
Va benissimo una 96, dopo dipende, se è un ragazzino che sta per imparare con una 120 e bassa è impossibile, pensa più di lui, quindi dobbiamo scegliere il modello adatto e dobbiamo sapere però quali accordi, quali cose possiamo fare o no con quello strumento. Però parliamo del basso di Do, il centro, ecco, vedete, questo è il basso di Do, quindi suonando il Do sulla tastiera della fisarmonica su un pianoforte e suonandolo qui, adesso vi faccio vedere poi nello strumento praticamente, abbiamo la nota di Do. E le altre note riconoscibili, perché una nota di Do ha una perlina, una fossatura sul tasto, quindi è facile riconoscerlo al tatto, perché poi noi non ci vediamo quando suoniamo il basso, non possiamo fare così come con la chitarra, no? E vedere quella cosa che stiamo suonando, andiamo alla cieca se vogliamo dirlo così. Quindi è riconoscibile là al centro, sulla fila la seconda fila dei bassi fondamentali, per essere appunto il riferimento per poi muoverci su e giù a seconda degli accordi che dobbiamo suonare. Non è l'unica nota riconoscibile, in alcuni modelli è riconoscibile anche andando giù lo strumento, il La bemolle e tornando su il Mi. Sono riconoscibili, che adesso vi faccio vedere. Allora, però, come possiamo formare l'accordo di Do maggiore, ad esempio? Sappiamo che il fondamentale è questo qua. Ecco, vedete? È Do. Adesso chiedetemi questo schema che ve lo do per email. È il Do, la nota fondamentale che dobbiamo suonare. Quindi, ad esempio, se adesso mi faccio anche un po' di pubblicitario. Scusate, ma devo. Abbiamo uno spartito della mia ultima creazione, Atena si chiama. Prendiamo un accordo maggiore, per esempio qua abbiamo Sol maggiore. Vedete qua, c'è scritto Sol maggiore. Abbiamo l'accordo Sol maggiore, che lo so cosa significa. Se dobbiamo suonare questo accordo, ovviamente al tempo che ci richiede il brano, se è un valzer lo suoneremo al tempo di valzer questo accordo, quindi con l'accompagnamento, il ritmo del tempo del valzer. E ho fatto un video dedicato, vi rimetto di nuovo la playlist della lezione, anzi vi metto direttamente il video, che è il numero 5, che parlo dei ritmi fondamentali dell'accompagnamento per la fisarmonica nel metodo, insomma, del ballo liscio, del ballabile, quindi il valzer, polka, mazurka, tango, queste cose qui, insomma, ne ho parlato in un video, ma possiamo anche riaffrontare più avanti, ma intanto ve lo lascio. E quindi, dicevo, dobbiamo considerare il ritmo che dobbiamo suonare. Allora, per esempio, mettiamo che questa è una cumbia, ok, andiamo più sul liscio, mettiamo sia un valzer, devo suonare questo Sol maggiore. Allora, innanzitutto devo sapere le posizioni di queste note sulla bottoniera dei bassi, perché so dov'è il Do, ho detto, dov'è il Mi, dov'è la bemolle, perché sono riconoscibili nella maggior parte dei modelli da una vetrina, da una sfossatura sul tasto, sul bottone, però devo sapere innanzitutto, per esempio, dov'è il Sol, dov'è, come faccio a saperlo? Allora, in musica esiste una cosa bellissima che si chiama armonia, che anche qui do per scontato alcune nozioni che sono nei video precedenti, che dice che ci sono delle piccole, ma piccole, tante, tantissime, ma noi ci occuperemo della parte più, perché ripeto, questo video è per coloro che vogliono affrontare questa, avvicinarsi alla musica per la prima volta, oppure che vogliono sapere le cose spiegate in maniera più semplice possibile. Allora, sappiamo che in una scala, per esempio prendiamo quella di Do maggiore, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, e poi ripetiamo il primo grado ottavo, perché primo? Che Do, Re, Mi, il Do è la prima nota della scala, se prendiamo quella di Do maggiore ad esempio, no? Sappiamo che ogni nota, diciamo, prende un nome, a seconda del grado che ha in quella funzione di quella scala lì. Per esempio il Mi nella scala di Do, Do, Re, Mi è il terzo grado e prenderà un nome, così come il quinto grado, la quinta nota, eccetera. Quindi abbiamo capito che ogni nota, ogni grado di una scala, sto parlando di scale maggiori, in questo caso, perché vi spiego come si costruiscono gli accordi e poi come andarli a suonare sulla fisarmonica. Ora parliamo di accordi maggiori intanto. Prendo un nome e ha una propria caratteristica. Ad esempio, la scala di Do, prendo lo strumento per farvi vedere meglio. Partiamo dal Do, no? E abbiamo esattamente tutto questo per arrivare poi a capire sulla mano sinistra il Do, che è il primo grado, quindi che prende il nome di tonica, tonica perché dà appunto il tono, la tonalità di quella scala. Quindi il Do, in questo caso il Do, se era il Sol, il primo grado e la tonica era il Sol, per capirci. Allora il Do prende il nome, che anche questo ci ho fatto una lezione, vi ci rimando, di tonica. Il secondo grado del Do è il Re, che si chiama sopratonica perché viene dopo la tonica, semplicissimo. Il terzo grado
è la modale. Si chiama modale perché dà appunto il modo di quell'accordo, maggiore o minore. È quella nota che se presa per la sua naturalezza, modo naturale, quindi per una terza maggiore, dà a quell'accordo, partendo da, facendo riferimento alla tonica, maggiore. Se invece l'intervallo che esce dalla tonica a la terza nota, quindi la modale, è di una terza minore, ovvero di un tono e mezzo, anche qui do per scontato cosa sia la distanza di un tono, un semitono. Il semitono è la distanza più breve che ci può essere fra due suoni. Ad esempio, il do, che ci può essere dal do, non è re, ma è proprio per la sua natura il do diesis. Quindi, se è, dicevamo, dalla tonica un tono e mezzo di intervallo, si parla di una terza minore, quindi tre, come se fossero tre note, appunto, no? 1, 2, 3, solo minore perché c'è un tono e mezzo. Dal do e re c'è un tono, perché Mezzo se qui tono. più mezzo tono fa un tono. Quindi ecco che siamo al re. E dal re, se faccio un altro mezzo tono, devo fare per fare una terza minore, vado qui. Ecco che abbiamo così una terza minore e andiamo a formare insieme a poi all'aggiunta della quinta, che adesso vedremo, un accordo minore. Se invece la prendiamo con questa nota, questa modale, con l'intervallo di una terza maggiore, quindi di due toni, assolutamente abbiamo un accordo maggiore, perché un tono più un altro tono, perché qui ce n'è mezzo. Ecco, abbiamo il Do e il Mi in questo caso che vanno con l'aggiunta della quinta a costruire l'accordo maggiore. La quinta che cos'è? Ci arriviamo adesso. Abbiamo detto la terza si chiama modale perché dà appunto il modo. La quarta, il quarto grado, si chiama sottodominante. Cosa significa? Significa che il quinto grado si chiama dominante. Ecco perché il quarto sta prima del quinto, si chiama sottodominante. In musica sono molto importanti il primo, il quarto e il quinto grado, e guarda caso sulla fisarmonica scopriremo che si trovano tutti vicini. Qualsiasi nota noi prendiamo di riferimento, si trovano tutti vicini appunto per essere facilitati nell'esecuzione, perché sono i gradi che in una tonalità, la maggior parte dei casi, vengono sempre, no, con quelle regole armoniche, con quei giri armonici sempre vicini, e anche sulla fisarmonica sono costruiti in maniera tale, sono posizionati in maniera tale da essere vicini per essere trovati, e che facilita l'esecuzione di chi sta suonando. Ok, abbiamo trovato questo quinto grado e dico adesso che per formare un accordo maggiore abbiamo bisogno della tonica, quindi della prima nota, della terza, no, del terzo grado, quindi della modale, che decide se l'accordo è maggiore o minore, ma in questo caso pensiamo ai maggiori, che vi faccio vedere poi adesso sul manuale sinistro, e del quinto grado. Abbiamo trovato qual è il quinto grado. È questo Sol. Se andiamo a costruire un accordo di Do maggiore abbiamo Do mi sol. Adesso ci fermiamo qua, cioè fino al quinto grado. Non andiamo a spiegare gli altri perché l'ho fatto nella precedente lezione, gli altri gradi, fino a poi ripetere l'ottavo, che sarebbe il Do più acuto. Adesso metto giù la fisarmonica un attimo, messo giù lo strumento, vi dico soltanto che abbiamo capito come si forma l'accordo maggiore e sulla fisarmonica sappiamo dove trovarlo partendo dalla nota fondamentale che prendiamo in considerazione. Se questo è il Do, noi sappiamo che subito dietro, in maniera del tutto veramente matematica, del tutto comoda, in formato diagonale, in questo senso qua, troviamo dietro alla nota fondamentale, che sono queste veramente, come ho detto prima all'inizio del video, le note che andiamo a pigiare, che in base a quello che ci dice lo spartito su un determinato accordo o battuta che dobbiamo suonare quell'accordo, dobbiamo suonare, come ho detto prima, Atena, il Sol. Andiamo sul Sol, per esempio, e subito dopo dietro abbiamo l'accordo maggiore. Quindi il gruppo di note che suonano sulla parte di base della fisarmonica quando premiamo quel tasto, che compone insieme alla nota fondamentale che premiamo l'accordo maggiore di Sol, per esempio. Ma se torniamo al Do, come ho fatto l'esempio adesso della scala di Do, per spiegarvi alcune cose dei gradi, vedete che dal Do sopra, perché qui la vediamo scendere, ma in realtà è sopra. Adesso vi faccio vedere praticamente sullo strumento. Abbiamo la nota qui, vedete, Sol, Sol. Cosa significa questo? E sotto il Do abbiamo la nota Fa, ai bassi fondamentali. Cosa significa? Che sulla fisarmonica, ho detto prima, i gradi, il primo, il quarto e il quinto, sono molto importanti in una tonalità. Abbiamo preso di riferimento il basso di Do adesso, per farvi capire.
Sopra abbiamo l'accordo di Sol e sotto la nota di Fa, scusate, sopra la nota di Sol. Cosa significa? E poi ovviamente anche l'accordo di Fa, di Sol, certo, a seconda di come lo prendiamo, ma l'abbiamo sempre dietro in diagonale, vale per tutte le note, non solo per il Do, eh. Cosa significa tutto ciò? Che sopra, prendiamo di riferimento il Do, sopra abbiamo sullo strumento, sempre, qualsiasi nota prendiamo di riferimento, la quinta giusta da quella nota presa di riferimento. Cosa significa quinta giusta? Semplicissimo, quinta giusta, basta saper contare dal Do, partendo dalla scala del Do, qual è la quinta nota che incontriamo? Contiamoci il Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol. Quindi sopra avremo sicuramente la nota al basso fondamentale di Sol. Dal Sol, per esempio, quale nota avremo? Semplicissimo, Sol, La, Si, Do e Re, quinta giusta. Ecco che siamo arrivati, abbiamo capito che la quinta del Sol è il Re. Quindi sappiamo già come si forma un accordo di Sol anche se non andiamo a suonare suona tastiera. Già sappiamo che c'è la quinta e c'è la terza, che è la modale partendo dal Sol, che ci dà il modo se l'accordo è maggiore o minore. Poi dal Re contiamo altri 5. Re, Mi, Fa, Sol e La. Quindi sappiamo che sopra il Re, sulla bottoniera di base della fisarmonica, c'è il La. Quinta giusta sempre, perché bisogna capire anche le alterazioni che abbiamo, quindi di Es e Sol bemolli in una determinata tonalità. Per esempio, se prendiamo di riferimento, come posso dire, la scala di Si, che ha veramente tutti i diesis in chiave, ok, ve la faccio vedere sulla fisarmonica, la scala maggiore di Si, parlo sempre di scale maggiori adesso, abbiamo questa cosa qui, parto da sopra per farvi vedere meglio. Avete visto, ci sono molti tasti neri, quindi molte alterazioni in chiave. Quindi se devo prendere la quinta giusta del Si, no? Parto dal Si, 1, 2, 3, 4, 5. Però, siete sicuri che il Fa che devo prendere, quindi la quinta giusta, sia il Fa naturale? No, perché purtroppo nella tonalità di Si, e per questo dobbiamo ricordarci la regola di come si costruisce una scala maggiore, in base agli intervalli e alle definizioni di tono e di semitono, che in parte ho spiegato prima, che vi rimando di nuovo nei video precedenti, dobbiamo fare questo ragionamento qui, semplicissimo. Due toni, un semitono, tre toni, un semitono. E così si costruiscono tutte le scale maggiori partendo da qualsiasi nota noi vogliamo. Tutte, tutte quante. Quindi, vedendo che costruendo la scala di Si, in questo caso, abbiamo l'alterazione che avete visto anche che ho suonato, è il Fa diesis, la quinta giusta del Si sarà il Fa diesis. Quindi, se il Si sulla fisarmonica lo troviamo qui, sopra avremo il basso fondamentale del Fa diesis in questo caso. Quindi abbiamo capito cosa significa la quinta giusta. Bisogna prendere in considerazione la scala maggiore di quella nota fondamentale che prendiamo in considerazione, la tonica, per poi andare a costruire con la regola due toni in semitono, tre toni in semitono, vi rimando nelle mie video precedenti, a capire quello che si intende per quinta, quindi per il quinto grado. Allora, che succede invece? Allora, quindi abbiamo detto, facendo ripassino sullo strumento, abbiamo detto che se noi andiamo dal Do e andiamo su, troviamo il suo quinto grado che è il Sol, andiamo su dal Sol, vedete sempre sulla seconda fila, abbiamo il Re, dal Re abbiamo il La, dal La abbiamo il Mi, dal Mi abbiamo il Si, come abbiamo detto adesso dal Si abbiamo il Fa diesis. Quindi vedete che più andiamo su, se andiamo su dal Do, abbiamo tutte quelle note che hanno in chiave dei diesis, perché il Sol, sempre per la regola due toni in semitono, tre toni in semitono per costruire la sua scala maggiore, ha in chiave il Fa diesis, ad esempio. Il Re, il Do diesis, il Fa diesis, quindi abbiamo tutte quelle note che hanno i diesis in chiave. Se scendiamo dal Do, quindi andiamo da quest'altra parte della fisarmonica, troviamo, abbiamo detto, prendendo una nota di riferimento, se andiamo su, sopra abbiamo la quinta, quindi dal Do abbiamo il Sol che è la quinta, sotto abbiamo il quarto grado, quindi il quarto grado da quella nota lì, che è il Fa. E se scendiamo troviamo tutte le note che in chiave hanno i bemolli, quindi il Fa ha il Si bemolle in chiave, anche qui stessa regola per costruire la scala maggiore come si fa. Poi, se io non so costruire la scala di Do, per esempio, come faccio a sapere, come faccio a dire che il quarto grado del Do e il Fa, sempre contando ovviamente 1, 2, 3 e 4, abbiamo il Fa, sempre ricordandoci della chiave, qual è il problema della chiave,
cioè cosa in chiave, quella nota fondamentale da cui partiamo. Se partiamo dal fa, fa, la, si, però il si come lo prendiamo? Bemolle, perché il fa in chiave ha il bemolle. Ma c'è un altro trucchetto, vale anche per trovare le quinte di una nota, ma in questo caso per le quarte, per capire qual è quella quarta giusta veramente in chiave. È il trucco dei setti semitoni. Quindi se partiamo dal fa, abbiamo detto che dal do sotto abbiamo il fa, che è il quarto grado mi fa. Quindi dal fa, se dobbiamo trovare il quarto grado del fa, la scala di fa, cosa facciamo? Contiamo i sette semitoni. Dal fa abbiamo detto dobbiamo scendere, no? Come vale per la fisarmonica, per trovare questi i sette semitoni che ci dicono qual è la quarta, quarto grado dal fa che abbiamo, insomma, nella sua scala. Se andiamo giù, di sette semitoni abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ecco che abbiamo, forse da qua lo vedevate meglio, ma è uguale, il si bemolle. E infatti, se andiamo qua, e dal si bemolle, semplicissimo, basterà di nuovo ricontare. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Abbiamo trovato il mi bemolle e così via. Per trovare in mano, partendo da una nota, quindi partendo dal fa abbiamo trovato quella dal suo quarto grado, dal si bemolle è il mi bemolle e la bemolle, eccola, vedi, la perlina di riferimento che dicevo prima. Questo è per capire il circolo delle quinte, il circolo, insomma, anche sulla fisarmonica, cosa hanno i riferimenti che abbiamo per trovare queste note qua e le regole armoniche che permettono di farlo. Quindi è molto importante, quindi anche senza schema uno riesce, avendo capito questo circolo, questi conteggi matematici, di capire qual è la quinta, la quarta, partendo da una nota. Ovviamente, se questo è il si bemolle, sopra il si bemolle cosa troverò? Come vale prima? La quinta dal si bemolle, perché se andiamo di una quinta giusta dal si bemolle cosa abbiamo? Abbiamo il fa. E troviamo il fa. Da qualsiasi nota partiamo, abbiamo sopra la quinta, sotto la quarta e così via. E possiamo trovare poi, con il trucchetto spiegato fino adesso, tutte le note che sono dal do di riferimento andando giù e dal do andando su. Detto questo, abbiamo detto prima, ritornando agli accordi maggiori, che abbiamo sulla linea, vedete in diagonale qua, gli accordi che vanno a comporre, che insieme sommati alla nota fondamentale che andiamo a premere, vanno a comporre quell'accordo. Allora, dobbiamo suonare noi le note fondamentali del basso con il quarto dito della mano sinistra, in questo modo. Gli accordi maggiori, che abbiamo detto, si trovano qua dietro, immediatamente dietro al basso fondamentale, con alternarsi ovviamente a seconda del ritmo con il terzo dito. Ecco, andiamo a comporre l'accordo maggiore, che è omesso ovviamente la nota basso fondamentale, ma questo è un insieme di due note, questo qua, che sono il Mi e il Sol, ovviamente il terzo grado e il quinto grado. Proprio acusticamente parlando, dietro a quello maggiore, qui vedete, fondamentale, il maggiore, sempre in diagonale, a seconda della nota che prendiamo di riferimento, abbiamo il minore che andiamo a suonare con il secondo dito, quindi sempre quarto sul fondamentale, e il minore con il secondo. Sentite che malinconia, gli accordi minori. E poi andiamo sulla settima dominante che si trova dietro quello minore, quindi qua, sulla settima dominante, che andiamo a suonare sempre con il secondo dito. Abbiamo un valzer, dobbiamo suonare l'accordo di Do maggiore. Benissimo, sappiamo che come è strutturato il tempo di valzer, e rimando ai video, ci alterniamo con il quarto sulla nota fondamentale e poi con il terzo sull'accordo maggiore, abbiamo questo effetto qua. Prossime lezioni, la terza lezione parlerà del basso alternato e quella dopo ancora parlerà della settima. Diminuite, la settima diminuita, che sarebbe l'ultima fila che abbiamo disponibile sulla fisarmonica. Intanto andiamo per gradi, però. Abbiamo capito questa cosa qui, come si suonano la diteggiatura dei vari accordi. Adesso, fino adesso abbiamo spiegato la funzione, come si costruiscono con le regole armoniche gli accordi maggiori e minori, e sulla fisarmonica abbiamo visto come si suonano, ma la settima dominante, che cos'è? Non è altro che un accordo, in questo caso maggiore, quindi come se sarebbe il Do maggiore, soltanto con l'aggiunta di una quarta nota, quindi è composto da quattro note, sulla fisarmonica la vediamo così, Do mi sol si bemolle, perché questa quarta nota dista dalla quinta, quindi Do re mi fa sol, ecco la quinta, una terza minore, quindi un tono e mezzo, vedete, un tono e mezzo. E l'aggiunta di una quarta nota, ovviamente, come se prendereste voi la settima,
da quella nota, quindi dal do contiamo 7, abbiamo il si, che però dovete abbassarlo di mezzo tono, quindi abbiamo col do mi so si bemolle, oppure sapete che dalla quinta dista un tono e mezzo, quindi una terza minore, parliamo di terza minore, tre note, ma un tono e mezzo, quindi abbassate il mezzo tono, è lo stesso discorso, mi piace spiegarlo in tutti e due modi in modo che ognuno ci si possa ritrovare in una spiegazione che gli risulta più facile da capire. Stessa cosa, andiamo il sol. Sol, si, re, l'accordo maggiore. Ho aggiunto questo fa perché la settima dal sol, basta sapere che dal sol al sol più acuto c'è un intervallo di ottava, quindi 8 note. Il fa è la nota che sta prima, quindi il settimo grado. Però non dimentichiamoci che nel sol, come detto prima, c'è l'accordo di fa di, c'è la nota di fa diesis in chiave. Però la abbassiamo e troviamo il fa naturale. Oppure, sapendo che dal re, che è la quinta del sol, abbiamo giù di un tono e mezzo, quindi un tono e altro mezzo, perché quando non c'è il tasto nero c'è anche qua tra il si e il do, tra il mi e il fa, c'è un semitono di intervallo e abbiamo il fa naturale. Ecco che cos'è una settima dominante ed ha veramente un effetto bellissimo. Che poi ogni grado ha la sua particolarità d'armonia. La tonica, per esempio, partendo quella di do, questione di stabilità, di benessere. Ah, il sol è un pochino più di tensione. Ho visto un mostro terribile, però è andato via. Senti come si rilassa, la musica è questo che dobbiamo comprendere molto di più. Benissimo, detto questo, vi do appuntamento al prossimo video che parlerà, come ho detto, dei contrabbassi e poi quello ancora del basso alternato e delle settime, quella ancora di là, della settima diminuita. Un grazie di cuore per aver seguito questo video. A presto!